Oggi siamo al buio. Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo con una nuova music reaction su due artisti che penso abbiano fatto la storia del rap italiano e che chiunque ascolti rap li conosca, ovvero Marracash e Guè. Guè l'ho visto ben due volte, una volta a Montecatini e una volta qui da me, quindi l'ho apprezzato come artista. Non amo tantissimo la musica che fa adesso, però nel passato l'ho stimato abbastanza. Marracash invece non l'ho mai visto dal vivo, però forse avrò l'occasione quest'estate a Lucca. È un artista che mi piace assai, anche se ultimamente, ripeto, anche lui non è che sia tutto sto granché, tende più a fare musiche commerciali, il che non c'è problema che le faccia, però sinceramente a me non piacciono, o meglio, mi piacciono le commercialate fino a un certo punto. E andiamoci a ascoltare questo pezzo di Marracash e Guè, Nulla Accade. So che l'hanno fatto in alcuni live, però io non l'ho mai sentito, quindi sarà tutto inedito per me. Andiamoci ad ascoltare. Vai. Ok, ho fatto delle scarpe. Fico, ho fatto delle scarpe. Un'altra scarpe. Ma è tipo Los Angeles? Sembra molto americana Los Angeles. Los Angeles a casa, sarebbe anche New York, ho visto. Nulla accade. Invece mi sa che è un po' commercialata, vedi un po' come. Spero che sia un bel pezzoletto. No. Ok. Ho capito. Sta già addosso. Ecco lui, grazie. Boia questa, raga. No, invece penso che ci stia abbastanza. Invece penso che sia un misto tra commerciale e non, perché il testo mi sembra molto rappato, quindi se c'è anche la parte di Marra parecchio rappato ci sta di brutto. Ecco, questo è il ritornello classico che sta facendo solamente Marracash anche nella sua scorsa canzone, insomma. Quella che ha fatto molto video, adesso non mi viene il nome, scusate. Il video è veramente interessante. Nulla accade, nulla accade. Troppo vecchio, secondo me, per me. Ah, cazzo. Il volto del codardo nella nuca, cazzo, raga. Dopo pesa. Bello un casino il video, cioè. Non sento le rime dei rapper perché non soffro solletico. Cazzo, assurdo. Cercherò di essere breve ma intenso. Come ero partito con gli artisti, sinceramente non mi aspettavo niente di particolare. Invece questa canzone, secondo me ci sono delle rime abbastanza pese, cioè ci sta come canzone. Non l'ho amato, sinceramente non mi piace tantissimo questo molto cantato di solito, a parte in alcuni pezzi. Questa volta non mi ci sta tantissimo, un po' troppo ripetitivo il ritornello, però è un pezzo sicuramente da rispettare. Penso che diventerà una dell'estate perché è veramente un pezzo che secondo me ci sta veramente tanto, sia per chi gli piace il rap classico, sia per chi gli piace il rap cantato molto commerciale, cose così. Secondo me la canzone alla fine diventerà veramente una hit dell'estate. Di solito fanno canzoni molto autocelebrative in cui si elogiano di cose di qua e di là, e anche qui forse c'era qualcosa, sì, ora anche qui c'era qualche rima, e sinceramente però mi è piaciuto così. Mi è piaciuto veramente tanto, ditemi cosa ne pensate voi, vi invito a lasciare un like e un commento, scusate se sono stato breve, però non ho tempo, devo andare da mia nonna. Quindi bella raga, ci becca al prossimo video, passate dai social, wow!